stato veramente un trapolino di lancio in qualche modo, perché io qua dentro ho trovato anche una famiglia con cui andiamo avanti tutti insieme, una famiglia con cui non ti senti più solo, perché come si dice, quando è scontato quella pena che devi scontare, poi ti trovi qua e devi ricominciare. Trovarti in qualche parte per strada e ricominciare da solo ti fa un po' paura. Per cui con la cooperativa abbiamo cominciato questa nostra collaborazione, di cui da un bel po' sono anche socio della cooperativa. Per me è stata questa, a essere, a fare parte di qualcosa e a dare senso alle cose che stiamo facendo. La cooperativa L'Arcolaio nasce nel 2003 con lo scopo di realizzare percorsi di integrazione socio-lavorativa di soggetti vulnerabili e svantaggiati. Per raggiungere il suo scopo ha realizzato un laboratorio di produzione agroalimentare nella casa circondariale di Cavadonna, con l'intento di supportare, di affiancare, di integrare la funzione rieducativa del sistema penitenziario. Una realtà che c'è, a me mi ha aiutato a vivere, e io lo so che grazie a questa cooperativa, grazie a questa famiglia, grazie a tutte queste persone che ci sono, io sono diverso. Prima di fare qualsiasi errore penso 10 volte, penso se alle volte mi sento deluso, mi sento giù, penso prima di ferire me stesso non voglio ferire gli altri. Dal 2003 ad oggi ci sono stati veramente tantissimi cambiamenti, diciamo che dalla produzione di pane e altri prodotti, esclusivamente altri prodotti da forno, sempre rigorosamente biologici, oggi è specializzato nella produzione di mandorle e tutti i prodotti derivati da questa. Il prodotto è sempre di filiera controllata, caprolato free. La mandorla viene trasformata e diventa una mandorla semplicemente tostata, salata o anche ricoperta di cioccolato, o biscotti come le paste di mandorla o gli amaretti. E abbiamo aggiunto adesso anche il gomaso, il prodotto a base di sesamo tostato, di ispica, un presidio slow food che aromatizziamo con le nostre erbe che coltiviamo con il nostro progetto Frutti degli Iblei. Lei è un progetto di agricoltura sociale che nasce nel 2014 per dare in un certo senso continuità al lavoro e ai soggetti coinvolti nel progetto del carcere, un progetto che commercializza i propri prodotti col marchio Dolce Evasioni. Frutti degli Iblei non riguarda esclusivamente soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione, ma anche, è nato anche con migranti, si è sviluppato coinvolgendo anche disoccupati di lungo termine locali, creando in questo modo integrazione, creando in questo modo un clima di collaborazione e sicuramente aperto alle contaminazioni. Ho cominciato a lavorare con l'Arcolaio nel 2009 all'interno del carcere. Ho avuto un percorso là abbastanza lungo. Ho cominciato qua da niente. Ho fatto un percorso, ho imparato un po' delle cose. Attualmente mi hanno messo anche responsabile del laboratorio. Lo scopo, l'obiettivo della cooperativa si è realizzato nel momento in cui chi ha iniziato qui a Frutti degli Iblei ha trovato poi un proprio percorso all'esterno della nostra cooperativa. Tantissime cose ho imparato di stare insieme, di avere un lavoro, di rispettare gli altri. Prima o poi tutti avremo un fine pena e prima o poi tutti saremo un mese agli altri. Per questo ciascuno cerca soltanto di essere aiutato e camminare tutti insieme avanti. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai.
l'Italia che cambia, siamo noi.